Braida, venga qua. Venga qua, la vede quella donna? Chi? La vede quella donna là? Quella donna là, se voglio, io me la prendo e me la fotocopio. Ma cosa dice? Perché? Me la faccio fronte e retro, me la faccio. Altre prede? Guardi là, guardi là, guardi quella donna lì. Quella donna lì mi ricorda un romanzo esotico, mi ricorda, non lo so, Le mille e una notte, queste cose qui. Ah, io cosa le ricordo? Io Cent'anni di solitudine, mamma mia, che impressione. Allora innanzitutto vorrei dire una cosa a tutti gli uomini presenti in sala. Uomini, sì. Se dopo aver seguito tutte le mie lezioni una donna non ve la dà, c'è un solo motivo. Quale? Che non ce l'ha. Ecco. Magari l'ha persa nella borsetta, sa come sono le donne, distratte. Magari l'ha prestata, magari l'ha data via, non la voleva neanche indietro. Ma cosa ne può sapere lei di donne, Braida, che l'ultima donna che ha visto distesa è stata sua nonna al funerale? Per favore. Signori, questo qua è l'ultima donna che gli ha detto se voleva uscire, perché era entrato nel cesso delle donne per sbaglio, quindi capite che non è che... L'ultima che gli ha detto mi fai morire è stata la sua pianta grassa in salotto. Ho detto già tutto. Ma è un'esenzione, non è che... Quindi... Aspetta, scusa. Cioè, io mi inchino di fronte a lei, però... Non è sì, che... lei in effetti mi inchino, ha ragione. Ho problemi col joystick. Che joystick? Sto regolando la cosa. Se allora, dei consigli ma che consigli? Intanto io vi voglio invitare tutti a iscrivervi ai miei corsi. Sono il direttore, lo sapete, dell'Istituto Superiore Parificato Magistrale Pippe Bye Bye. Scusa, ma come si chiama sto coso? Pippe Bye Bye. Ma non c'è un'alternativa? Alle pippe? Io non l'ho mai trovata, lei sta ancora cercando, cosa me lo chiede a me, Braida? Questo qua, se la zingara gli legge la mano, non riesce a leggere niente. Se lo fermano i RIS, non gli trovano le impronte digitali a questo qua. Questo qui è campione di Alli Calli dal 1976.